Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati. Oggi sono qua per proporvi questi orecchini. Guardate un po', sono fatti con le Minos e con le Arcos. E poi va bene, cipollotti. Ora vi dirò tutto l'elenco dei materiali. L'orecchino è rigido, compatto, semplice, semplice e anche veloce come sempre da fare. Noi andremo a realizzare il compagno di questo. Spero che vi piaccia. Guardate, ho fatto anche un modello così, guardate con altri colori come ci si può sbizzarrire. Questo, non avendo altre Arcos dello stesso colore, ho dovuto cambiare colore, ecco, lo fate così. Fatemi sapere cosa ne pensate, io passerei subito all'elenco dei materiali. Allora, per realizzare il nostro orecchino serviranno delle Arcos Parpuca, queste qua. Io sto utilizzando un opaque grey luster, delle Minos, è un celestino di preciso il colore non lo so, dei cipollotti 6x4, delle 15-0 e delle 8-0. Ne serviranno solo due di 8-0 e in entrambi i casi io sto utilizzando un colore ematite, mentre i cipollotti sono sempre un grigio, anche questi di preciso non lo so, comunque un grigio scuro. Ok, poi un ago da 12 e un filo di nylon da 0,18, eccolo qua. Ok, la prima cosa da fare, mi sono già portata avanti, vedete, è chiudere a cerchio 4 cipollotti 6x4, fare il nodino, ripassare il filo in tutte le perline e portarsi a uscire da un cipollotto qualsiasi. Ora inseriremo una 80, portiamo in fondo, ok, vedete, mettiamo al centro così. Io sto uscendo da un cipollotto sotto, mi inserisco in uno di quelli sopra che stanno di fronte, diciamo. Mettiamo a fuoco, ok, vedete, tiriamo il filo, si è un pochino, tiriamo il filo, aspetta perché sono passata dalla parte sbagliata, eccolo qua. La nostra 80 si inserirà perfettamente al centro, vedete. Ora tiriamo bene il filo, rientriamo nuovamente nell'80 per fissarla per bene. Ok. Tiriamo bene. Ok, se io prima uscivo, entravo con la 80, fammi vedere bene dove. Da questa parte mi inserisco nella parte accanto. Questo permetterà alla nostra 80 di fissarsi bene al centro. Ok, vedete? Ora, tra questi spazi qua, tra ogni cipollotto, in tutti e quattro i lati, andremo a inserire una 15-0, una minus e un'altra 15-0. Vedete? Una 15, una minus e una 15. Ci inseriamo nel cipollotto che c'è subito accanto. Mi è caduto tutto. Ci picchia. Aspettate che riprendo tutte le perline. Una 15, una minus e una 15 ed entriamo nel cipollotto accanto, così tiriamo il filo, vedete? Si inserirà perfettamente. Ora di nuovo una 15-0, una minus e un'altra 15. Ci inseriamo nel cipollotto accanto, vedete?
Bene, questo passaggio lo dobbiamo fare per tutto quanto il giro. Ci vediamo poi subito dopo. Bene, ho terminato il giro, vedete? Il risultato sarà questo. Ora, senza inserire niente, vi portate a uscire da una minus. Da una minus. Cosa andremo a fare? Andremo a inserire tra una minus e l'altra una U15-0, poggio il lavoro, allora una 15, una arcos, anzi due arcos messi a mo' di farfalla, vedete? Così, entrate nel foro basso, così, e un'altra 15-0. Una 15, due arcos e una 15. E ci inseriremo anche questa volta tra una minus e l'altra. Vedete? Tiro il filo. Si sistemeranno così. Bene, anche questo passaggio andrà fatto per tutto quanto il giro. Lo facciamo magari l'ultima volta insieme, quindi una 15, due arcos e un'altra 15. E ci inseriremo nella minus che abbiamo subito. Dopo tiriamo il filo. Vedete? Bene, lo facciamo per tutto quanto il giro. Bene, ho terminato il giro e questo è il risultato. Ora, sto uscendo da una minus, senza inserire niente, ci portiamo a uscire dall'arcos, dalla seconda arcos che ho subito dopo, ecco. Quindi non inseriamo niente, entriamo nella prima. Vediamo se riusciamo in un solo passaggio, sì, nella prima e nella seconda arcos. Ok, tiriamo bene il filo. Così. Bene, mi sono portata a uscire da qui, vedete? Dalla arcos che c'è dopo. E di nuovo fra lo spazio largo delle due arcos, tutti questi spazi qua, inseriremo di nuovo una 15-0, una minus e un'altra 15. Vedete? Salto queste centrali e rientro nelle due arcos che ci sono dopo, diciamo. Tirando bene bene il filo. Tiriamo bene il filo. Vedete? Si sistemeranno perfettamente. Ora è un po' morbido, ma non fateci caso perché poi vedete come diventa bello rigido il nostro lavoro. Lo rifacciamo un'ultima volta insieme. Una 15-0, una minus e un'altra 15. Sto uscendo da queste due arcos, mi inserisco in quelle dopo, in quelle due che ci sono subito dopo. Se riuscite in un solo passaggio, buon per voi. Io ora con la telecamera davanti, col telefono, non mi viene tanto bene, però sono passaggi molto semplici e poi vedrete come in realtà è molto facile come progetto, però il risultato secondo me è molto carino. Bene, lo facciamo per tutto il giro, ok? Una 15, una minus e una 15 e ci vediamo subito dopo. Bene,
Bene, io ho terminato il mio giro, ho fatto un giro di rinforzo, mi raccomando fatelo perché poi il risultato finale sarà migliore. Quindi ho fatto un giro di rinforzo e ora mi sono portata ad uscire da una 15-0 prima di una minus. Ora andremo a fare tra un capietto sopra la minus, quindi sto uscendo da una 15-0, inserisco 5-15-0. Salto la minus e mi inserisco nella 15-0 che ho subito dopo, diciamo. Ok? Così. E tiro il filo. Si creerà questo capietto. Ora non vi preoccupate se non sta bello sopra perché poi vi farò vedere cosa fare. Ora, senza inserire nulla, rientriamo nelle due arcos che ci sono accanto. E anche nella 15 che c'è dopo. Tiriamo il filo. E anche qui metteremo 5, 15, 0, 1, 2, 3 e 5. Altre 5, 15. Saltiamo queste e ci inseriamo nella 15 dopo, subito dopo, ecco, così, e tiriamo il filo. Ok, vedete? Anche questo passaggio lo fate per tutto il giro, sia qui che qui. Ci vediamo poi subito dopo. Bene, anche qui ho terminato il mio giro. E questo qui è il risultato. Ora vi portate a uscire senza inserire niente nella 15-0 centrale dell'archetto che abbiamo appena fatto. Vedete? Esattamente nella 1, 2, 3, nella quarta. 1, 2, 3, 4. Sì, nella quarta. Ok? Andremo a inserire una minus. E ci inseriremo nella parte alta dell'arcos che c'è sopra, ecco. Tiriamo il filo. Ok. Ora invece nel mezzo dell'arcos al centro metteremo un cipollotto ed entriamo sempre nella parte alta dell'arcos che abbiamo accanto. Così, tiriamo il filo, mettiamo a fuoco, ok. Ora di nuovo una minus ed entriamo nella quarta perlina, 1, 2, 3, 4, quella centrale, quindi la quarta, nella quarta 15, 0, tiriamo il filo. Di nuovo una minus ed entriamo nella parte alta della arcos che abbiamo so da accanto. Ora non potete anche non tirare troppo perché poi dopo si sistemerà il nostro gioiellino. Comunque vedete che sta è già rigido, è già con una forma, ecco. Un altro cipollotto, entriamo nell'arcos che abbiamo accanto, sempre nella parte alta. Questi passaggi vanno fatti per tutto il giro. Qui metteremo una minus, entreremo nella quarta 15-0, un'altra minus nella parte alta, cipollotto, minus, minus, cipollotto, ci vediamo alla fine del giro. Bene, siamo all'ultimo passaggio. Io sto uscendo dall'arcos, mi inserisco, metto una minus e mi inserisco nella stessa 15-0 di partenza. Questa qua. Questa qui. Ok, vedete? Così avremo completato anche questo giro, diciamo. Ok, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Sì. Filo
mi si è incastrato. Vediamo un po'. Ok, vedete? Ora, senza inserire niente, salgo nella Minos che ho accanto e anche nella Arcos, sempre nella parte alta. Ora andremo a mettere 2.15.0, 2.15 e ci inseriremo nel cipollotto. Tiriamo il filo. Di nuovo 2.15.0 ed entriamo nella Arcos che c'ho accanto e anche nella Minos. Vedete? Tiro il filo. Ora tra una Minos e l'altra metteremo un'altra Minos. Ok? Ed entriamo nella Minos. E anche nell'Arcos che c'ho dopo e tiro il filo. Vedete? Sta cominciando a prendere forma. Questi passaggi lo stesso per tutto il giro. 2.15, 2.15, una minus, 2.15, 2.15, una minus per tutto il giro. Bene, io ho completato il giro, vedete, sta cominciando a prendere forma il nostro modulino. Ora vi portate a uscire dalla Minos che c'è, dalla seconda Minos, ecco, vedete? No, scusate, dalla seconda 15.0 che c'è qua. E andremo a fare l'asolina per il nostro cappietto. Io la faccio così, poi nulla vieta di farla diversa dalla mia, ecco. Comunque vi faccio vedere come l'ho fatta io. Allora, mettiamo una 15.0, una minus, mettiamo fuoco magari, ok. Poi prendiamo una Arcos e ci inseriamo nel foro verso il basso, così, vedete? Portiamo in fondo al nostro lavoro, così. Ora inseriremo 8, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce la faremo? Sì. 8, 15, 0. Entriamo solo nella Arcos, nell'ultimo foro, così. Tiriamo. Tiriamo bene. Ok. Ora inseriremo un'altra minus e un'altra 15, 0. E ci inseriremo nelle due 15.0 che ci sono di fronte dopo il cipollotto. Vedete? Qui tiriamo bene il filo. Così. Tiriamo il filo. Si formerà il nostro cappietto. Ok? Ora facciamo un giro di rinforzo tutto intorno e anche qua sopra. E ci portiamo a uscire da questo cipollotto qua. Bene, io ho fatto un giro di rinforzo e niente, poi mi sono portata ad uscire dal cipollotto di sotto. Giro per comodità, ecco, vedete? Ora inseriremo 3 cipollotti, 3x4, 3. Ok? Sto uscendo da questa parte. Inserisco dalla parte opposta del cipollotto di base, tiro il filo, vedete? Ora facciamo un giro di rinforzo. Mi scappa. Ora facciamo un giro di rinforzo e facciamo poi come abbiamo fatto anche all'inizio, mettendo l'8-0 nel centro. Tiriamo il filo. Vedete?
tiro il filo, appoggio il lavoro per comodità. Ok, ora prendo la mia 8-0, porto in fondo come abbiamo fatto all'inizio. E mi inserisco nel cipollotto che ho di fronte, questo qua, tirando il filo per bene, così, vedete? Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Ok, ora tiriamo bene il filo, rientriamo nel cipollotto, scusate, nella 8-0. A fuoco, rientro nella 8-0 senza inserire niente, tiro il filo, e me lo inserisco nel cipollotto di base, questo qua. Questo cipollotto qua. Ok, e tiro il filo. Vedete? Vedete come si sta formando per bene il nostro orecchino? Guardate com'è carino. Ora andremo a definire queste decorazioni qua. Quindi ci porteremo ad uscire. Vi faccio vedere, ora passerò col l'ago senza inserire niente in tutte queste perline e mi porterò ad uscire da queste tre saltando la punta, da queste tre 15-0. Ci vediamo poi subito dopo. Bene, mi sono portata a uscire, vedete, dalle 15-0, dalle 3 15-0 prima della punta. Vi faccio vedere un po' meglio, vedete, da queste tre questa la saltiamo perché allora vedete andremo a definire un po' meglio, quindi da qui a qui dovremo inserire altre 15-0, quindi inserisco sul lago una, due e tre 15. 3-15-0, salto questa centrale e mi inserisco nelle 3-15-0 che ci sono dopo. Vediamo un po'. È più facile a fare che a dire, come sempre. Ok? Vabbè, ora ne ho preso una. Oh no. Niente, via, non mi riesce con la telecamera davanti. Proviamo un pochino di qua. Purtroppo mi scivola anche, devo dire. Ce l'abbiamo fatta. Ecco, in queste tre, vedete? Tiriamo il filo. Si creerà ben definita questa fogliolina qua. Così. Ok? Ora, senza inserire nulla, ci portiamo a uscire dalle altre, lo dobbiamo fare per tutto il giro. Questo sarà l'ultimo passaggio. Dopodiché inseriremo la monachella, il perno, quello che volete, e il nostro orecchino sarà pronto. Lo facciamo l'ultima volta insieme. Quindi entriamo anche nelle arcos senza inserire nulla. Tiro il filo. Ok, ora entriamo nelle 3-15-0 senza inserire nulla, vedete? Queste tre, tiro il filo, inseriamo 3-15, una, due e tre. Allora, sto uscendo da qui, salto questa centrale ed entro nelle tre che seguono. 1, 2, vediamo se facciamo tutto in un passaggio. E 3,
vedete? Tiro il filo. Questo darà anche un po' la forma bombata al nostro orecchino, vedete? Guardate che carino. Bene, lo facciamo anche qui e qui. Dopodiché metteremo la monachella o il perno qui e il nostro orecchino sarà pronto. Bene, come vedete, io ho fatto il mio giro tutto intorno con le asoline, sono usciti questi petali, ho messo il perno e il nostro orecchino è pronto. Vi faccio vedere insieme. Guardate un po' come sono carini. Che dite, vi piacciono? A me piacciono veramente, veramente tanto. Sono molto veloci, semplici, semplici, rigidi come vedete. Io vi consiglio di farli perché veramente meritano. Fatemi come sempre sapere cosa ne pensate. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice su. Un bacione a tutti e grazie per avermi seguito. Ciao.